Revoco la votazione. Cioè, per cercare di essere ancora più chiari e cercare di far comprendere che cos'è che non è inserito nel testo rispetto ai requisiti professionali della D. Quindi, al comma 1, lettera E, capoverso 10 bis, sostituire le parole nel settore pubblico o privato con le seguenti: presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale e internazionale nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica. Questo chiediamo molto semplicemente. Grazie. 2.160 Figo, parere contrario. Onorevole Bonafede, vi devo chiedere un favore, chiedetemi la parola un pochino prima, perché altrimenti, ecco, Bonafede, a titolo personale. Grazie. Grazie Presidente. A livello di metodologia di dialogo, siccome prima il relatore è intervenuto sostenendo che in realtà i requisiti c'erano, io direi che dovremmo procedere in maniera differente, cioè quello che abbiamo richiesto è perché il governo, rispetto a un testo su cui era stato trovato un accordo tra le forze politiche, ha deciso di fare un passo indietro. Qual è la differenza che il Partito Democratico ritiene possa essere addirittura valore aggiunto tale da poter derogare e da poter tornare indietro rispetto ad un testo su cui le forze politiche avevano trovato un accordo? Perché il Partito Democratico si dovrebbe rendere conto del fatto che è impossibile per un'opposizione dialogare con una forza politica che poi, semplicemente perché arriva l'ordine dal capo, cambia improvvisamente tutto. Allora mettiamoci d'accordo anche sulla metodologia del dialogo. Grazie, onorevole Bonafede. Non essendoci altri iscritti a parlare, onorevole Nuti. Grazie Presidente. A volte magari non alziamo la mano in tempo perché speriamo e aspettiamo la risposta del governo o del relatore. Collega Peluffo, io a questo punto non le ripeto il testo dell'emendamento, visto che lei ogni volta quando prendo parti degli emendamenti per restare nei tempi lo ripete. Allora a questo punto le chiedo direttamente, in questo emendamento cos'è che non va bene? Ci può dare una risposta o no? Grazie. Bene. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 2.160 Fico, parere contrario Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Pievoli.